Oggi qui nel giorno della promozione della mobilità sostenibile al Politecnico viene anche descritto come funzionerà questo servizio e fondamentale sarà rispetto al passato ricaricarle queste auto. Sì, vanno sempre alla fine del noleggio, l'auto va ricaricata, ossia viene collegato un cavo nello sportellino, quello che noi ricordiamo per la benzina. Oltre alla ricarica viene effettuato anche un check-in immediato della macchina, ossia la macchina viene collegata ad un call center. Questo call center, questo grande centro di controllo, è tutto quello che ci può servire per capire se la macchina è disponibile, se la macchina è affittabile, se la macchina ha subito qualche problema e soprattutto quando appena la agganciamo smette di prelevarci i soldi dal pagamento della carta di credito. Stanno per essere allestite delle colonnine e quante auto saranno a disposizione dei torinesi? Attualmente non abbiamo ancora la specifica per poterlo dire. Comunque il discorso è prettamente sulla capillarità, quindi moltissime colonnine in modo tale da poter allargare il servizio a più utenti possibili e che sia più comodo possibile. Logicamente ogni colonnina avrà delle auto, a tot colonnine corrispondono tot auto. Rispetto al passato c'è qualche differenza per un cittadino che voglia usufruire di questo servizio? L'innovazione è la durata della batteria. La batteria ha una durata garantita di 10 anni. La ricarica è un'auto elettrica, completamente elettrica, e all'interno ci sono dei servizi come il call center attivo 24 su 24, mentre noi stiamo guidando basta schiacciare un tasto e siamo seguiti per qualsiasi problema dell'auto. Quel tasto sotto il triangolo dell'emergenza. Qui al Politecnico, in occasione della giornata della mobilità sostenibile, c'è anche un prototipo che adesso uno studente del Politecnico ci aiuterà a capire come funziona e perché è stato costruito. Sì, questa è la SCX-V, la nostra terza macchina elettrica della squadra corse del Politecnico. È una monoposto elettrica da Formula Student a trazione integrale, ha un motore per ruota, è la prima macchina in Italia di questo tipo, una monoscocca interamente in fibra di carbonio e alluminio anido d'ape e un pacchetto aerodinamico completo sempre in fibra di carbonio. Che velocità può raggiungere? Intorno ai 120 km all'ora. È un'auto molto innovativa, apre le porte al mondo lavorativo, agli studenti, si imparano molte cose e per la prima volta al Politecnico si mette in pratica quello che si studia ogni giorno.